Cosa dice una società sportiva di questo progetto che si sta parlando di San Pier di Canne? Ma guarda, noi siamo molto favorevoli, diciamo, già la nostra storia lo dimostra, che appunto essendo nati la Pro Chiavari come polisportiva, all'epoca era l'unica palestra della città e quindi si faceva appunto attività di nuoto, ciclismo, era già la prima polisportiva a tutti gli effetti, quindi penso che non sia cambiato niente dell'esigenza di avere degli spazi attrezzati, di avere la volontà appunto di stare comunque insieme, di cooperare e di avere per la città appunto uno spazio adeguato per lo svolgimento di tutti quelli che chiamano sport minori, che però poi minori non sono. Questa mattina ci sono stati anche degli auguri speciali. Sì, dei saluti graditissimi e speciali, perché abbiamo avuto il saluto e l'in bocca al lupo da parte del presidente Malagò direttamente dalla Corea, piuttosto che di Paola Fraschini, che è la pluricampionessa mondiale di pattinaggio artistico, che in questo momento è impegnata col Cirque du Soleil in Florida, e un saluto anche istituzionale speciale di Antonio Rossi, che è il nostro olimpionico di canoa, ma è anche attualmente l'assessore allo sport di Regione Lombardia. Comunque questo progetto continua? Direi di sì, perché le idee non si possono fermare, e soprattutto quando si tratta di occuparsi del sociale, perché la nostra associazione, la Hero & Co, ma tutto il discorso del centro polisportivo nasce proprio su temi sociali. E un regista con lo sport cosa ci fa? A me lo sport nel cinema interessa da un punto di vista soprattutto di analisi delle motivazioni per cui una persona decide di sfidare se stessa attraverso sia negli sport singoli che negli sport di squadra, perché la sfida è sempre con se stessi, comunque nella ricerca di un miglioramento che prescinda però dai risultati, appunto un miglioramento che consiste nel essere attivamente quello che si vuole essere.